Buonasera tifose e tifosi di Ferugi TV, benvenuti a Centro Sportivo Pietro Pisani in Palermo per Calcio Sicilia, Calcio Trapani 2000. Un saluto da Gabriele Riccobono con Longo. Longo aveva sotto la fascia, poi va da dentro dove è Di Bella. Di Bella! Di Bella! Calcio Sicilia in vantaggio, 1-0. Ha segnato subito lui, il numero 7, Di Bella. Gramauta, Pandora al cross. Gramauta, palla dentro, colpo di testa e la rete! Ha segnato il Calcio Sicilia. Se non vado errato, ha segnato Lucito. Occasione, palla dentro e c'è l'autogol. Giocato veramente bene, un'ottima partita, un ottimo match. Poi Di Bella qui, entra Di Bella e la rete. Di Bella, doppietta per il numero 7, Di Bella, 4-0, poker del Calcio Sicilia. Corner Abate, mister Benny vuole che venga battuto bene questo calcio d'angolo. Sì, e c'è la rete! Gol del Calcio di Sicilia, sono 5. E c'è il gol di Vitale, forse. Longo entra dentro l'area, Pandora al cross, numero 11. Longo, vediamo. Longo, grande giocata, palla è messa dentro. E c'è la rete del numero 9, doppietta per lui, Lucito. Secondo tempo subito parte forte il Calcio Sicilia con Gramauta, entra la Gramauta, il tiro e la rete. Basile, palla in avanti, buona la palla per Cannella che ha una grande velocità. Cannella tu per tu con Loria, Cannella! E c'è la rete di Cannella, 8-0, Cannella. Qui, occasione Calcio Sicilia, si sta inserendo Madonia, va fino in fondo però Barone e finalmente trova la via del gol Barone. Occasione Barone, Barone, forte vento qui al Pisani. Poi Gramauta, 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 che gol del numero 8. L'ora di uscire dal campo. Poi Barone, Barone la mette anche lui all'incrocio e sono 12, Barone. Palla ancora, Cannella, Cannella, palla per Cutrona. Cutrona ha segnato proprio allo scadere e se lo merita. È finita, finisce qua Calcio Sicilia 13, Calcio Trapani 2000, partita stradominata dal Calcio Sicilia.